Sport. Buongiorno a tutti, saluti dagli studi di Radio Master da parte di Umberto Della Martora. Un abbraccio a tutti gli amici che ci seguono da casa e anche se non ho avuto fino adesso l'occasione di augurare a tutti buon anno, lo faccio adesso con il cuore, sperando che sia un anno che porti serenità a tutti noi e alle nostre famiglie. Bene, per noi siamo qui per parlare di sport e quindi andiamo a vedere cosa è successo in questo weekend per quanto riguarda il calcio di Capitanata. Partiamo dalla Serie B con Cosenza-Ascoli 0-0, Lecce-Benevento 1-1, a Perugia il Brescia ha battuto i padroni di casa per 2-0, 0-0 tra Crotone e Cittadella, il Foggia ha espugnato Carpi per 2-0, mentre il Padova ha battuto il Verona nel derby veneto per 3-0. Colpaccio anche della Salernitana a Palermo per 2-1 sui padroni di casa. Riposa il Livorno in attesa poi del termine della giornata di questa settimana, che vedrà in campo Pescara Cremonese e Spezia Venezia. Andiamo a guardare quella che è l'attuale classifica del campionato di Serie B, al netto appunto delle partite che si devono ancora giocare. Troviamo in testa il Palermo con 37 punti, a 2 punti di distacco il Brescia, Pescara 32, Lecce 31, Verona Benevento 30, Cittadella Salernitana 27, a 26 troviamo Spezia e Perugia, Ascoli 25, Cremonese 22, Venezia 21, Cosenza 20, Carpi 17, Foggia 16, Livorno e Padova 15, Crotone 14. Bene, questo è il bilancio di questa settimana e andremo a parlarne subito con un amico che è anche una vecchia conoscenza del calcio di Capitanata. Parlo di Carlo De Masi, gloria del Lucera Calcio sia da calciatore che da allenatore, attualmente osservatore e dirigente del Rimini Calcio. Carlo, grazie per la tua disponibilità. Buongiorno a tutti e grazie a voi per avermi contattato. Beh, insomma, tu sei uno che il calcio lo conosce nel dettaglio per aver calcato il tappeto verde fino a un po' di anni fa. Attualmente il tuo lavoro ti ha portato lontano dalla Capitanata, stai lavorando a Rimini. Lavoro qui a Rimini Calcio. Ecco, ci puoi spiegare nel dettaglio quelli che sono i tuoi compiti proprio all'interno del Rimini Calcio? Allora, io innanzitutto mi trovo qui a Rimini Calcio grazie alla Juventus Academy Toronto. È stato avviato un progetto qualche anno fa e grazie al presidente Rick Di Gironimo mi ha introdotto in questo percorso del progetto e mi trovo qui a Rimini Calcio a lavorare. Ho il contratto per un anno. E che come lavoro collaboro, praticamente sono un collaboratore tecnico del settore giovanile. E in particolare mi occupo di tutte le società affiliate, ne abbiamo 8 di società affiliate, quindi durante la settimana sono in giro come osservatore, come ispettore e vado girando per le società affiliate e curo tutti i rapporti del Rimini Calcio con loro, dalla prima squadra fino a tutta la scuola calcio. Beh, insomma, è un lavoro abbastanza... Diciamo che non mi annoio, però è un lavoro bello per me, anche se per me è nuovo, ma che in questo momento mi soddisfa. Abbastanza impegnativo. Però noi ti auguriamo quindi che le cose per il tuo lavoro vadano sempre meglio e sì, magari perché grazie. Se dovessi avvicinarti a casa ci farebbe piacere vederti seduto su qualche panchina delle... Diciamo che in questo momento per me questa è l'attività che faccio, quindi mi piace pure, tra l'altro è un lavoro nuovo. Però non nascondo che in un futuro vorrei riprendere ad allenare. Perfetto, perfetto. Allora, abbiamo chiarito subito ai nostri ascoltatori quelle che sono le tue mansioni attuali, però andiamo a parlare un attimino di quello che è successo ieri nel campionato di Serie B, fino a ieri. Nel campionato di Serie B, partendo dalla vittoria del Foggia a Carpi contro un avversario diretto, un 2-0 che
ha messo in luce un Iemmello ritrovato dopo il lungo infortunio che lo aveva tenuto fermo ai box per 6-7 mesi e questa ripresa graduale. E soprattutto, mentre imperversa la campagna trasferimenti, il Foggia è alla disperata ricerca di un portiere, Noppert fino a due turni fa secondo di Bizzarri in panchina ha fatto un po' il fenomeno a Carpi, parando un rigore, ma non solo, facendo anche 3-4 interventi decisivi prima appunto che venisse sanzionata la squadra con il calcio di rigore. Ecco, un tuo parere, certo, su queste, allora, su questa situazione. Io credo che la vittoria del Foggia ieri, tra l'altro meritata, sia un po' la vittoria di tutti, sia la vittoria del mister, della società, del mister, dello staff in generale, certo, e di tutti i giocatori. E niente, non si poteva iniziare l'anno in maniera migliore, con una grande vittoria contro comunque una diretta concorrente per evitare la retrocessione. Però io credo che il Foggia ieri abbia dimostrato un po' tutto il suo valore. La partita sicuramente è stata preparata benissimo, quindi come avete visto tutti il Foggia è stato, diciamo, abbastanza pronto per respingere tutte le offensive del Carpi, e ha colpito nei momenti giusti. In più, comunque ha ritrovato due o tre giocatori cardini che venivano da un periodo, diciamo, di non forma eccellente. E quindi alla fine il risultato, come ti dicevo, è stato, quindi insomma, secondo il tuo parere un futuro più roseo, diciamo, ecco, sì, per, sicuramente, per la, infatti dicevo la vittoria di ieri è una vittoria dal peso specifico importantissimo, perché oltre che per la classifica da morale aiuta un attimino i tifosi a crederci un po' di più, e infatti io vorrei invitare un po' i tifosi a essere più fiduciosi, perché comunque la società è ben solida. Beh, comunque a Carpi c'erano circa 2000 foggiani, insomma, sì, che hanno accompagnato la squadra nella trasferta emiliana e hanno sostenuto i propri ragazzi dal primo all'ultimo minuto, quindi lo zoccolo duro della tifoseria comunque è con la squadra, col tecnico e con la società. Sicuramente, e questo è un punto di forza, come sempre, per il Foggia Calcio, il suo pubblico, il suo tifo caloroso nei momenti particolari, da quella quando spinta, serve, quella ci sono sempre. Sì. E poi vorrei, diciamo, far tesoro un po' per tutti. Non so se avete sentito l'intervista del capitano, certo, a fine partita, dove, diciamo, parlava di quel discorso là dei giocatori che comunque vengono a Foggia, anche quelli che vanno via sono comunque, diciamo, in un certo senso danno la forza per una spinta. E in più, comunque, è importante l'aspetto mentale, come diceva il capitano, ci dobbiamo credere, e un Foggia è stata salva obbligatoria. Certo. Adesso guardiamo, ovviamente, un attimino un po' avanti, no? Sì. In settimana, dopodomani, ci sarà la discussione, cioè la sentenza sul ricorso, peraltro parzialmente, ecco, accolto, del Foggia, sia per quanto riguarda la posizione di Franco Sannella, sia per quanto riguarda la sanzione stessa nella sua totalità, cioè gli 8 punti erano stati comminati anche tenendo presente un campionato a 22 squadre, adesso il campionato è a 19, quindi diciamo che la sanzione, quantomeno qualche punto in meno, dovrebbe essere restituito al Foggia. Io sono fiducioso e credo che il Foggia alla fine un po' di punti li recupererà da questa sentenza, quindi andremo a migliorare ancora di più la classifica, e questo è un fatto sicuramente ottimo. Ecco, prima di parlare di altre squadre della nostra regione, l'ultima domanda che volevo farti sul campionato di Serie B, non solo su quello del Foggia, era questo: c'è una classifica che vede in testa il Palermo con 37 punti, poi segue il Brescia a 35, il Pescara a 32, il Lecce a 31, eccetera. Mentre in coda troviamo il Foggia che, malgrado la sanzione degli 8 punti, comunque è a 16 punti. Però i punti conquistati sul campo sono 24. Sono e 24, poi sotto il Foggia, ad una lunghezza di distacco, ci sono Livorno e Padova.
mentre il Crotone, che sarà il prossimo avversario del Foggia, è a 14. Secondo te questa classifica, alla luce di quello che è stato fino ad oggi il campionato, è veritiera? E soprattutto considerando che siamo in piena campagna trasferimenti e quindi ognuno cerca di rafforzarsi, secondo te potrà essere cambiata sia in testa che in coda? Allora, sappiamo benissimo che con il mercato di gennaio qualsiasi tipo di campionato praticamente è come se ripartisse un attimino da zero. È ovvio che manca ancora qualche giorno per il rinforzo di ogni organico. Io credo che grosso modo la classifica in questo momento rispecchia più o meno i valori, però io credo che alla fine il Foggia sicuramente verrà fuori da questa situazione, e sono fiducioso soprattutto per la partita di venerdì contro il Crotone. Sono convinto che porteremo a casa l'intero bottino, quindi metteremo altri 3 punti in classifica. Poi per il resto, in testa credo che adesso la squadra più in forma, la squadra del momento, e sono certo che è una squadra che sicuramente andrà in Serie A, è il Brescia, perché si è rinforzato alla grande. Il presidente Cellino ha fatto degli acquisti mirati, e quindi credo che il Brescia sia una delle candidate più principali per la vittoria. Per quanto riguarda il resto, io credo che è ancora un poco tutto... Quindi dobbiamo ancora vedere cosa regalerà il mercato fino alla fine della... Bene, senti, brevemente, nel giro di un minuto, andiamo a mettere gli occhi su un'altra squadra della nostra provincia, anche perché da Cerignola ci seguono in tanti. L'Audace Cerignola ieri ha battuto il Bitonto, sia pure ovviamente con fatica, perché nessuna partita è facile. A tuo avviso, questo Cerignola... potrà farcela fare questo salto storico, diciamo, nel professionismo a fine campionato? Allora, guarda, io sono molto fiducioso, e tra l'altro comunque ho tanti amici di Cerignola, e la società è ben solida, il presidente ha le idee chiare, ha messo le basi per un futuro solido. La classifica dice che loro si trovano a un punto dal Picerno, che comunque è un'altra bella realtà, però sono convinto che la vittoria di ieri abbia dato un segnale forte a tutte le concorrenti per la vittoria, e parlo di Picerno e Taranto in particolare. Non sarà facile, però credo e spero che il Cerignola quest'anno vinga il campionato. Senti, siamo in chiusura, 30 secondi, il tuo Lucera? Il mio Lucera, ho letto che ieri hanno vinto una bella partita, come sai Lucera è casa mia, Lucera io ce l'ho nel cuore, e purtroppo negli ultimi anni diciamo che non è stato un granché il calcio a Lucera, però sono fiducioso perché questa nuova società ha le idee chiare e potrà regalare soddisfazione. Sì, qualche bella soddisfazione. Io credo che Lucera adesso stia seminando, diciamo, per un futuro roseo. Bene, Carlo, io ti ringrazio. Ricordo a tutti che la tua intervista andrà a breve su YouTube, e soprattutto per chi non ha avuto occasione di poterla ascoltare in diretta stamattina potrà vederla a breve sul sito di Radio Master Foggia. Carlo, grazie, in bocca al lupo per la tua carriera. Crepi il lupo. Magari ci risentiremo a breve. Certo, grazie ancora. Grazie. Grazie di tutto, e se passate da queste parti vi offro un caffè, quindi... Volentieri, grazie Carlo, ciao! Alla prossima, ciao! Bene, adesso in chiusura andiamo a vedere quello che sarà il prossimo turno, che vedrà nella 21esima giornata in campo Cittadella Carpi, Hellas Verona Cosenza, il serale di venerdì tra Foggia e Crotone, Salernitana Lecce, Venezia Padova, Cremonese Palermo, Ascoli Perugia, Livorno Pescara, Brescia Spezia, con il Benevento che osserverà il suo turno di riposo. Per oggi, amici ascoltatori, è tutto. Un saluto da Umberto Della Martore, appuntamento a lunedì prossimo. Ciao!